Alle ore 15:42, un aereo tedesco raggiunse nave Roma di poppa e sganciò. La bomba colpì la nave nella parte centrale sul lato destro, tra la torre numero 9 e la torre numero 11 delle batterie contraeree. La bomba attraversò tutto lo scafo e scoppiò in mare, provocando l'allagamento del locale caldaie e macchine di poppa. I danni causati immobilizzarono le due motrici relative alle eliche della estrema poppa, riducendo la velocità da 22 a 16 nodi. Alle ore 15:52, un altro aereo sganciò la sua bomba su nave Roma. La bomba si infilò tra il torrione corazzato e la torre numero 2 dei cannoni di grosso calibro. Penetrò attraverso i ponti e scoppiò nelle vicinanze della camera deposito delle cariche di lancio. Abbiamo rappresentato schematicamente quanto avvenne per evidenziare la drammaticità dell'evento. Si creò all'interno della nave una pressione tale da scaraventare al di fuori della sua sede tutta la torre numero 2, presumibilmente uccidendo all'istante i 40 uomini di servizio all'interno. La torre, dal peso di circa 1500 tonnellate, venne lanciata in aria e ricadde in mare. Anche le motrici di prora si bloccarono e la nave proseguì solo per abbrivio. Si alzò una densa colonna di fiamme e fumo che raggiunse gli 800 metri di altezza e che avvolse completamente il torrione corazzato.